GF15, nuovo concorrente dopo la squalifica di Baiedame. Dopo l'espulsione di Baiedame dal reality del Grande Fratello, ecco chi entrerà nella casa. La squalifica di Baiedame è stata molto combattuta dai telespettatori del reality show condotto da Barbara D'Urso. La conduttrice, infatti, dopo i ripetuti appelli del pubblico, ha contattato la redazione del Grande Fratello, la quale le ha inoltrato il comunicato ufficiale, quello della squalifica di Baie e delle varie punizioni applicate ai giocatori che hanno complottato assieme al concorrente squalificato nei confronti della nuova arrivata Aida Nizar. La casa di Cinecittà ha perso un concorrente e, a tal proposito, ecco che nel corso della prossima puntata, prevista questa settimana, si appresterà a varcare la porta rossa un nuovo volto. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme. Baiedame espulso, ecco il nuovo concorrente ufficiale. Barbara D'Urso non ha perso tempo e ha dato l'annuncio ufficiale a Domenica Live: nella casa del Grande Fratello 15 entrerà un nuovo personaggio. Si tratta di un volto brasiliano molto chiacchierato nel mondo dello spettacolo italiano, il suo nome è Rodrigo Alves, meglio conosciuto come il Ken Umano. Rodrigo è un personaggio già noto, poiché è stato ripetutamente ospite nel salotto della stessa conduttrice. Il nuovo concorrente del Grande Fratello avrà molti punti in comune da condividere con l'attuale inquilino Angelo Sanzio che, abbiamo visto, somiglia allo stesso Ken ed è infatti soprannominato come il Ken italiano. Chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello? Conosciamolo. Alvaro ha 34 anni e ha effettuato molti interventi di chirurgia estetica per somigliare a Ken. Il costo totale di tutti gli interventi subiti ammonta a ben 425.000 euro. L'uomo è erede di varie proprietà che ogni anno affitta ai turisti presso Puerto Banos. Gli interventi chirurgici, però, non sono solo gli unici ritocchi a cui è dovuto ricorrere per poter acquisire le somiglianze di Ken. Alves ha dovuto effettuare altri 103 trattamenti di cosmesi. Alvaro, nel suo nuovo aspetto estetico, è divenuto una star internazionale, infatti vari salotti televisivi e molte aziende lo richiedono per la sua fama nel mondo. L'uomo, ogni volta che è ospite di una qualche trasmissione sul piccolo schermo, incuriosisce conduttori e telespettatori, è per tale motivo che viene chiamato dinanzi ai riflettori per raccontare la sua storia. Cosa ne pensate di questo nuovo ingresso? Siete contenti che il Ken Umano sia ufficialmente il nuovo concorrente del reality show più seguito e spiato in Italia?